Dottor Silvari, dopo 6 anni si inaugurano oggi i locali del Delta 8, Delta Chirurgico, tanti reparti che torneranno dentro, diciamo, questa struttura. Vuole parlarcene, soprattutto quanto altro manca per riconsegnare l'ospedale nella sua interezza? Allora, l'ospedale nella sua interezza sarà pronto fra un anno, quando sarà pronto il Delta Medico, per i quali i lavori sono in corso e che adesso andremo a vedere com'era dal terremoto ad oggi. Qui abbiamo avuto un ritardo di circa 2 anni e mezzo, 3 anni, perché c'è stato il rischio serio che questo appalto si andasse a impantanare in una serie di cause civili, e noi sappiamo bene i tempi delle cause civili quali sono, e quindi questo, insomma, ci preoccupava molto. Siamo riusciti a gestire la cosa limitando i danni, in termini di tempi ovviamente, e finalmente riusciamo ad avere all'Aquila tutti i 400 posti letto che ci sono assegnati dal piano sanitario regionale, che adesso ne avevamo attivi 368 dei 400 assegnati. Riusciamo ad abbandonare tutto quello che è precario, per esempio il G8 e tutte queste cose, riusciamo a dare ai medici che fanno attività libero professionale, i nostri medici dipendenti, degli spazi adeguati per fare questo tipo di servizi, e insomma tutta una serie di altre cose. Cioè, cominciamo a respirare realmente. Quindi la struttura del G8 sarà smantellata? Sì, sicuramente sì, a noi non serve, la restituiremo alla Protezione Civile. Una domanda riguardo il decreto approvato ieri dal Parlamento: è preoccupato a leggere questi tagli così severi, 2,3 miliardi insomma, di tagli sulla sanità? Guardi, io le dico questo, quando ho preso la direzione di queste due aziende unificate perdevano normalmente ogni anno, c'era un deficit di bilancio normalmente ogni anno di tra i 30 e i 40 milioni di euro. Dal 2011 abbiamo avuto il bilancio a pareggio, quindi abbiamo eliminato una enormità di sprechi. C'è ancora tanto spreco da eliminare, per cui io credo che se si fa capire bene alla gente e agli addetti ai lavori che sta cambiando la filosofia della sanità, che passa da una logica che vede l'ospedale al centro e tutto il resto come se di contorno, invece l'ospedale torna ad essere per acuti e basta, è soltanto per acuti, e tutto il resto va portato a casa della gente, il più vicino a casa possibile. Questo diventa una questione di maggiore efficienza e di minor costo.